Parliamo adesso di grandezze alternate, partendo da un concetto base, che le grandezze alternate sono un caso particolare di grandezze periodiche. Quindi, intanto possiamo dire che una grandezza alternata è un caso particolare di una grandezza periodica. Che cosa ha di particolare la grandezza periodica per essere alternata? È una grandezza periodica a valore medio nullo. Il valore medio è nullo in un periodo. Vediamone un esempio grafico. Consideriamo degli assi cartesiani, sulle ascisse riportiamo il tempo e sulle ordinate la nostra grandezza di tipo alternato. Consideriamo un esempio di grandezza periodica, ad esempio questo. Riconosciamo il fatto che si tratti di una grandezza periodica, quindi iniziamo col riconoscere il periodo. Prendiamo dei riferimenti nel disegno che qua viene presentato, siamo in grado di riconoscere facilmente che vengono mostrati tre periodi di una grandezza appunto periodica, quindi questo sarà il periodo della grandezza periodica. La particolarità che ce la fa riconoscere come alternata, qua diciamo la vediamo graficamente, è che il valore medio della grandezza sia nullo. Quindi se io con questo tratteggio indico l'area del semiperiodo positivo della grandezza, cioè l'area dell'intervallo in cui la grandezza risulta positiva nella parte superiore dell'asse delle ordinate, questa parte appunto dell'area deve essere uguale a quella del corrispondente semiperiodo negativo. Il fatto che siano uguali qua, adesso noi lo diamo per scontato, ovviamente dovrebbe essere verificato matematicamente o graficamente con precisione. Quindi in generale la caratteristica di una grandezza alternata è questa, che il suo valore medio in un periodo, che ricordatevi è definito dal punto di vista matematico come l'integrale esteso all'intero periodo t della grandezza g di t integrata appunto nel tempo e mediata nel periodo t, questo deve essere uguale a 0. Graficamente abbiamo detto che questo corrisponde al fatto che l'area positiva sia uguale e contraria all'area negativa. Ricordatevi che le aree positiva e negativa vengono appunto considerate con il loro segno, quindi l'area sottesa dalla grandezza, dove la grandezza risulta positiva, è un'area a valore positivo, l'area della grandezza dove la stessa risulta negativa è un'area a valore negativo. Il loro valore in termini assoluti deve essere uguale affinché il valore medio sia nullo. Vediamo un caso particolare di grandezza alternata più nei dettagli. Consideriamo adesso di vedere una grandezza
alternata in un solo periodo, quindi consideriamo sui nostri assi sempre il tempo e la grandezza alternata. Qua abbiamo detto che questo sia il semiperiodo positivo caratterizzato dall'area positiva e questo sia il semiperiodo negativo caratterizzato dall'area negativa. Perché uso il termine semiperiodo? Perché questo è un caso particolare di grandezza periodica, quello rappresentato in cui il periodo T risulta scomponibile in due parti di estensione uguale, quindi pari alla metà del periodo. In una metà, quindi in uno dei semiperiodi, la grandezza è positiva e nell'altra metà, nell'altro semiperiodo, la grandezza risulta negativa, ma con valori simmetrici e opposti. Questo appunto è un caso particolare in cui la grandezza alternata risulta essere simmetrica. Una grandezza alternata simmetrica è una grandezza per la quale il valore che assume la grandezza G, un generico istante T1, supponiamo, facciamo un esempio, prendiamo un istante T1 che sia questo. Il valore che assume la grandezza in questo istante sia G1, graficamente lo troviamo in questo modo. Adesso se noi ci spostiamo in avanti di un intervallo pari al semiperiodo, cioè se ci spostiamo a un istante di tempo T1 più T mezzi, noi troviamo che il valore della grandezza è uguale a meno G1, cioè è lo stesso, assume lo stesso valore, ma di segno opposto. Questo è un caso particolare di grandezza alternata che prende il nome appunto di grandezza alternata di tipo simmetrico. L'abbiamo così evidenziato questa particolare condizione di simmetria perché poi la analizzeremo in un caso particolare più avanti, quello delle grandezze sinusoidali. Ovviamente anche le grandezze alternate simmetriche, essendo alternate, presentano valore medio uguale a 0. Mentre invece sia le alternate generiche, diciamo, sia le simmetriche, ricordiamo che presentano un valore efficace la cui espressione continua a essere quella valida nel caso di grandezze genericamente periodiche. Quindi l'integrale esteso all'intervallo t pari al periodo del quadrato della grandezza g di t mediata nel periodo t e del quale estraiamo la radice quadrata del valore. Ricordiamoci questo che in lingua inglese spesso viene indicato con l'abbreviazione RMS, inteso come valore quadratico medio, e questo rappresenta il valore efficace della grandezza alternata.